credo che sia una preziosa opportunità di crescita non solo per la facoltà, ma anche per il nostro comune, affinché si vadano a sottolineare le caratteristiche principali, i filoni principali, per definire una vocazione forte del nostro territorio. Credo che sia un'occasione per sottolineare la creatività, l'innovazione e la sostenibilità. Credo che questi siano i filoni principali per strutturare una vocazione forte. Il fatto che ci sia nello sviluppo del territorio una facoltà dell'Ateneo Teramano va a sigillare ancora di più il rapporto stretto tra Comune di Teramo e Ateneo. La prospettiva deve essere di lungo termine affinché si vadano a progettare, pianificare e poi realizzare dei progetti di ampio respiro. Questo vuol dire dare una vocazione forte e strutturata ad un territorio. Nel momento in cui parliamo di sviluppo del territorio è assolutamente necessario inserire il Comune di Teramo in una mappatura, in una logica che guardi oltre i propri confini. Anzi, se posso approfittare, non credo solo dei comuni vicini al Comune di Teramo, ma occorre pensare anche al Comune di Teramo, che ruolo dovrebbe avere nello sviluppo di marketing territoriale nella Regione Abruzzo e fuori la Regione Abruzzo. È un atto di coraggio da parte dell'amministrazione, perché certamente non saremo noi a raccogliere i frutti di questo piano di marketing territoriale. È un atto di coraggio perché proietterà nel futuro i risultati di quello che oggi noi firmiamo. È chiaro che ci vorranno degli anni, ma stiamo dando una vocazione alla città di Teramo, forse questa è la vera notizia. E tutti i soggetti, tutti gli stakeholders che si uniranno, tutte le associazioni di categoria, tutte le industrie, i commercianti, le associazioni, tutti i soggetti che parteciperanno chiaramente a questo piano di marketing territoriale, perché ricordiamolo, il piano di marketing territoriale è sempre inclusivo di tutti i soggetti, di tutti gli stakeholders del territorio, dovranno remare tutti nella stessa direzione. Il vero dramma della nostra città, e lo dico dopo 2 anni di amministrazione, è che spesso ognuno va nella propria direzione e invece le stesse risorse utilizzate nella stessa direzione, andando dalla stessa parte, potrebbero dare dei frutti completamente diversi.